Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. In apertura di telegiornale gli ultimi aggiornamenti sugli effetti di una campagna vaccinale senza precedenti che sta facendo riscoprire la normalità. Campagna che in pochi mesi ha portato a proteggere 46 milioni e mezzo di italiani, che rappresentano oltre l'86% della popolazione over 12. Questi dati fanno sì che l'Italia si posizioni ben sopra la media europea davanti a paesi come la Francia, la Germania, il Regno Unito, pur in mezzo a manifestazioni di protesta e a disordini che purtroppo sono degenerati in alcuni casi in violenze inaccettabili. Noi abbiamo in collegamento Skype Guido Chichino, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Antonio e Biagio di Alessandria. Buongiorno, dottore. Buongiorno a voi. Contagi in leggera risalita, va detto, però è tutto diverso rispetto ad un anno fa. Com'è la situazione qui ad Alessandria? Ma la situazione, incrociamo le dita, è discreta nel senso che si sta avverando quello che personalmente ho sempre detto, nel senso che ho sempre sperato che avvenisse. Cioè, noi siamo abbastanza, come infettivologi, siamo consapevoli che questa malattia non sparirà tanto facilmente e la nostra speranza, la mia in modo particolare, come credo di aver già detto su questa rete, era ed è che questa malattia rientri nell'alveo delle malattie infettive normali e quindi una patologia solo di nostra competenza. Ad oggi noi continuiamo a avere 6, 7, 8 ricoveri giornalieri, ma che possiamo gestire benissimo noi in malattie infettive, senza coinvolgere gli altri reparti, senza stravolgere l'organizzazione di un ospedale come il nostro. Dottore, lei ha già fatto la terza dose, lo ha documentato anche attraverso i social. Vogliamo spiegare alla popolazione l'opportunità di proseguire con la campagna vaccinale e di proseguire su una strada in sicurezza? Allora, all'inizio di questa avventura sia dell'infezione che delle vaccinazioni, anch'io per dire ero, non dico perplesso, ma ero attento a quello che poteva succedere con le vaccinazioni, nel senso che per la prima volta nella storia dell'umanità noi abbiamo una vaccinazione, abbiamo avuto una vaccinazione di massa che ha scavalcato, accelerato, superato tutte quelle che erano finora le tempistiche per licenziare un vaccino. E quindi era, secondo me, da matti essere contro o essere sfacciatamente a favore. Bisognava semplicemente osservare. Ad oggi noi possiamo osservare che sono state vaccinate milioni e milioni di addirittura è stata superata la dose di 1 miliardo, il numero di 1 miliardo di vaccinazioni nel mondo e quindi abbiamo dei dati ampiamente sufficienti a garantire la sicurezza di queste vaccinazioni. Dottore, una riflessione, una battuta sulla vaccinazione under 12, cosa ne pensa? Posso fare una battuta con alcuni amici? Tempo fa ho detto, oh, finalmente vengono coinvolti i bambini, nel senso che non è che me lo augurassi, però il fatto che ad oggi i principali untori, i principali distuntori, tra virgolette, chiaro, i principali focolai che si vengono registrando nella popolazione hanno come partenza i bambini, fa ritornare questa malattia, fa andare questa malattia più che ritornare nel novero delle malattie virali classiche. Le varie società pediatriche, infettivologico-pediatriche, che ormai è una specializzazione nella specializzazione, propongono questo tipo di vaccinazione.